L'ultimo film di Robert Zemeckis esce con la giusta atmosfera perché Halloween è alle porte e l'argomento è particolarmente adatto per la notte delle streghe. Con un tono da favola nera perfetto per accompagnare questa festività che molti passeranno nelle proprie case considerando il momento storico, Le streghe è un nuovo adattamento del celebre racconto di Roald Dahl, disponibile dal 28 ottobre in tutte le piattaforme digitali. Vi diciamo com'è nella nostra video recensione. È lo stesso Robert Zemeckis a scrivere la sceneggiatura del film, insieme a Kenya Barris e soprattutto Guillermo del Toro. Si nota l'approccio del regista messicano nei toni da fiaba nera che accompagna la storia del giovanissimo protagonista. Rimasto orfano in seguito a un incidente, il ragazzo vive con la nonna in una cittadina rurale dell'Alabama del 1968. Quando si imbattono in alcune streghe, nonna e nipote sono costretti a trasferirsi, anche se le cose non andranno per il meglio. Nella sfarzosa località balneare, la strega suprema ha riunito la propria congrega di malefiche donne da tutto il mondo per mettere a punto i loro piani di vendetta. Il regista lavora molto sull'immaginario malvagio delle sue streghe, raccontando con humor nero i tratti che le caratterizzano. Troviamo così i guanti per nascondere gli artigli, le parrucche che coprono le teste calve e provocano un evidente prurito, le scarpe a punta che celano gli orribili piedi squadrati e soprattutto le bocche ampie e minacciose che danno a queste streghe un look tutto particolare. Un ritratto distante dal classicismo delle favole e che ci viene proposto in una bellissima sequenza carica d'atmosfera. Qui Octavia Spencer mette in guardia il nipote e tutti gli spettatori nei confronti di queste figure terribili, che trovano la rappresentazione migliore in una Anne Hathaway splendidamente malvagia, perfetta nell'incarnare la strega suprema e giocare con le deformazioni fisiche donatale dagli effetti visivi. È in queste occasioni che ci ritroviamo il Zemeckis che si diverte a giocare con l'immaginario e il digitale come ci ha abituato. Menzione d'onore a un altro ottimo interprete come Stanley Tucci, pur nello spazio ridotto a sua disposizione. La mano di Robert Zemeckis è sicura nel gestire diversi momenti della storia, o almeno fino a un certo punto, perfetto nel tono fiabesco dell'incipit e del racconto nel complesso, brillante nell'uso degli effetti visivi e di trucco. Il film nella fase finale diventa più rocambolesco e l'azione prende il sopravvento. Quest'ultima è forse la parte meno riuscita e incisiva, dove il regista si lascia andare al puro divertimento, finendo per non raccogliere i frutti dell'ottimo lavoro messo in piedi in precedenza. Le streghe resta un film che sa intrattenere il pubblico con un ottimo spettacolo visivo e per questo la visione ci lascia con un pizzico di rammarico per non aver potuto goderne nel buio di una sala. Alla fine di questa nostra video recensione avete capito che Le streghe di Robert Zemeckis riesce a creare al meglio l'atmosfera del racconto, soprattutto nella prima parte. Il cast offre ottime prove, dove spiccano la solita adorabile Octavia Spencer e un impagabile Anne Hathaway nei panni della strega suprema. Peccato per una fase finale in cui il puro divertimento più rocambolesco prende il sopravvento mettendo da parte la suggestiva atmosfera dei primi piani. E voi? Avete intenzione di vedere il nuovo film di Robert Zemeckis? E se l'avete fatto, siete del nostro stesso parere? Ditecelo nei commenti!